thirst for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Devo dire qualcosa. Hellblade: Senua's Sacrifice. Un titolo che lo so la maggior parte di voi, perché non si spara, non è un battle royale, non se l'è neanche lontanamente filato. Inoltre non è un titolo ricercato come un FIFA, un Assassin's Creed. Ma all'interno di questo titolo abbiamo tre cose che tutti gli altri videogiochi ormai mi lasciano quasi fuori. Un gameplay e una storia senza ombra di dubbio delle più profonde, importanti e anche complesse che io abbia mai vissuto. Giocare a Hellblade: Senua's Sacrifice non è tanto quanto un giochiamo per divertirci, ma è giocare per scoprire una storia abbastanza articolata e complessa. Una storia che nel suo primo playthrough che andiamo a fare essenzialmente non ci viene spiegata tutta, perché all'interno di Hellblade: Senua's Sacrifice ci sono tante cose che forse nella vostra prima run avete mancato. Io questo titolo l'ho fatto diverse volte e l'ho rifatto anche dopo che ho seguito e ho visto tutti questi piccoli segreti, e tutto mi appare più chiaro, più bello, più profondo e più emozionante. Insomma, guardatevi questo video, perché i segreti all'interno di Hellblade: Senua's Sacrifice sono molti e alle volte non così chiari, e poi tornatevelo a giocare e il sorriso comparirà sulle vostre facce. Insomma, andiamo a scoprire i dettagli nascosti della prima run che sicuramente molti di noi hanno mancato. Benvenuti in Top of Gaming. E la prima cosa che sicuramente non hai fatto nella tua prima run è quello di raccogliere tutte le pietre della tradizione. È molto importante questo punto e ho dovuto metterlo in cima a tutte le altre, perché arriverà il momento in cui capirai del perché sono così importanti. Ma insomma, è da notare che per ogni capitolo ci sono all'incirca due pietre, appunto, della tradizione. In totale ce ne sono 44 e trovandole tutte 44 avrai accesso ad una scena bonus che vi andrò a raccontare, per cui occhio agli spoiler. E sono delle pietre che comunque sono sì dei collezionabili per allungare un po' il gameplay, il brodo, ma anche per farvi esplorare le ambientazioni, che sono davvero molto belle, anche perché dal punto di vista grafico il titolo merita davvero tantissimo. Ma forse non lo sapete, ma davvero nella mitologia norrena si tendeva appunto a scrivere nelle pietre molti messaggi anche importanti, venivano lasciati non solo sui grandi monoliti ma anche su piccole pietrine. Insomma, sono delle pietre che sì, sono dei collezionabili, sì, vi serviranno per capire meglio il titolo, ma sì, sono anche specifiche di quel momento storico, di questo momento che stiamo andando a vivere in questo videogioco.
Le rune, ebbene sì, il modo in cui i nordici scrivevano e tramandavano canzoni, oppure lezioni per le future generazioni, ballate, storie, eccetera, 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 avveniva sulle rune. Abbiamo parlato qualche secondo fa del fatto che esistono 44 pietre della conoscenza, e queste 44 pietre della conoscenza in realtà contengono una runa al loro interno, e le rune, essenzialmente, una volta collezionate tutte, danno vita al messaggio "Cerca la verità" di Hela allo specchio. Gli dei ci tradiscono, smaschera la paura. Che cosa avrà voluto dire, ragazzi? O per meglio dire, questa è una frase molto criptica che indubbiamente ci accompagnerà anche nel prossimo capitolo di Hellblade: Senua's Sacrifice 2, e che ha a che fare con il video segreto di cui vi andrò a raccontare fra pochissimo. Ma essenzialmente anche da una cosa del genere, del fatto che ci siano delle rune, del fatto che ci sia un messaggio segreto e anche abbastanza criptico all'interno di questo videogioco, mi fa comprendere di quanto Ninja Theory abbia lavorato proprio alla trama, al mondo, alla lore si sia infognata. E come vi dico, alle volte non è il semplice gameplay, perché il gameplay alle volte di questo titolo è ripetitivo, ok? Non è quello che genera un buon videogioco, ma è il modo in cui esso lo fa, esso ci coinvolge, ed è appunto una cosa che io nella prima run avevo completamente e totalmente ignorato. Eppure le rune sono lì, qualcosa è scritto, esse, gli sviluppatori, ci dicono cosa significa questa runa, ma io non le ho raccolte tutte, non mi sono neanche lontanamente interessato, per cui ho perso delle parti importanti nella mia prima run. E voi? Questa cosa importantissima, questo messaggio importantissimo, l'avete collezionato? Una delle cose che più mi ha mandato fuori di testa quando ho giocato questo videogioco è definire cosa è reale e cosa non è reale. Chiaramente quello che stiamo andando a vivere in questo gioco non è esattamente affrontare degli uomini, affrontiamo quasi una divinità, e appunto in alcuni di noi potrebbe nascere il concetto distorto che la nostra eroina, che deve cercare di recuperare l'anima del suo amato, attenzione spoiler, essenzialmente faccia questa guerra con gli dei, più o meno come succede con Kratos, dai, buttiamola lì. In realtà, ragazzi, il titolo non dà una bella definizione di ciò che è reale e ciò che non è reale. All'interno di questo gioco gli sviluppatori hanno voluto parlare di una malattia molto particolare, la schizofrenia, di cui ne parleremo da qui a qualche secondo in un prossimo punto. Ma in realtà la schizofrenia tramuta la realtà, la distorce, non crea qualcosa di nuovo da zero, ok? Muta quello che vediamo, per cui la domanda che ci sorge spontanea è: i nemici, i boss, le fiamme, tutto quello che vediamo, cos'è reale? Cosa non è reale? Quando ci immergiamo in questo mondo ed entriamo nel gameplay di Hellblade, indubbiamente la sensazione di entrare in un mondo quasi fantasy, surreale, c'è. Queste voci che ci vengono sussurrate nelle nostre cuffie vogliono dire qualcosa, ma essi alle volte sono dei pensieri della nostra personaggio, alle volte sono messaggi esterni. Alcune volte affrontiamo dei personaggi molto umanoidi, altre volte invece affrontiamo dei personaggi che sono particolarmente unici di art style, ok? Non umani, ecco. La mia domanda è: cos'è umano? Cosa non lo è? Cosa viene generato davvero dalla testa del nostro personaggio? Ed essenzialmente, quindi, contro cosa stiamo lottando? Amici, quale titolo è mai andato così sul profondo e vi ha creato così tanta confusione solo dai primi minuti in gioco? Solo Hellblade. Dicevamo, e attenzione spoiler, la nostra Senua vuole recuperare il suo amato che ogni tanto
appare, ci sentiamo le sue voci, sentiamo la sofferenza di un amore perso da parte della nostra protagonista, ed è forse questo che ha generato poi in lei il problema della schizofrenia. Appunto, gli sviluppatori l'hanno detto più e più volte, il problema della schizofrenia è centrale nel nostro personaggio, ma come vi ho appena detto, la schizofrenia, anche espressa in modo psicologico e medico, non è la creazione di zero di una nuova realtà, ok? Sì, ci sono le allucinazioni, ma le allucinazioni alle volte sono portate dalla somiglianza di qualcosa, ad esempio di un albero con qualcosa di molto particolare, oppure delle forme umanoidi, come vi ho già detto, con delle teste di capra. E appunto qui ci colleghiamo al punto di prima: cos'è reale e cosa è no, non lo è? Ma soprattutto, che cosa ha scatenato questa schizofrenia nella nostra Senua? È sempre stata così? Beh, ragazzi, non l'è sempre stata così. Certo, aveva dei margini di pazzia, ma l'amore per il suo amato e soprattutto avere qualcuno accanto l'ha aiutata davvero tanto. Ma il dolore poi è stato così straziante da appunto permettere a questa malattia di mutare completamente il tutto, talmente tanto da far credere al nostro personaggio di dover intraprendere un viaggio contro gli dèi per appunto riprendersi l'anima del suo amato. Tutto questo, ragazzi, non è scritto, non è detto in maniera esplicita, ma lo dobbiamo evincere momento per momento, sussulto per sussulto, voce per voce. E anche qui, amici, forse sarà una lettura che in molti, perché queste teorie vengono fuori da chi questo titolo l'ha assaporato e anche ovviamente da alcuni indizi che ci hanno dato gli sviluppatori, ma qui stiamo andando sul profondo. Qui, piuttosto che il gameplay, abbiamo dato sfogo a qualcosa di diverso, ad una confusione quasi nel videogiocatore, che nella prima run dice: non riesco a capirci, non ho collezionato le rune, non ho capito che cosa sto affrontando. Ed è bene proprio questo a cui puntano gli sviluppatori, a farvi fare una seconda run per appunto cercare di apprezzare anche la storia del nostro personaggio, che, come avrete compreso, non è per nulla facile. Una delle cose che più mi è piaciuto di questo videogioco è l'accuratezza storica, il mondo e anche le armature, il modo in cui è vestita, la forgiatura delle armi e i capelli del nostro personaggio essenzialmente sono estremamente, estremamente curati, esattamente come avveniva nel popolo nordico. Forse non lo sapete ed alcuni hanno criticato questo aspetto, ma questi capelli, appunto in trecce e poi bloccati da alcune deathlocks, alcuni l'hanno criticato ferocemente perché assomigliano molto ai Rasta e quindi l'hanno condotto ad alcune popolazioni africane o indonesiane, ok? In realtà, ragazzi, si tratta di baggianate, perché la prima vera civiltà di cui si ha cenni storici che appunto abbia avuto cura dei capelli, perché si capiva che all'interno dei capelli ci sarebbero stati degli animali che potevano provocare delle malattie, sono davvero le popolazioni nordiche, e appunto per questo tendevano a raggrupparle e lavarle con cenere e acqua. Anche qui un'accuratezza, la vedete Senua'i, per quanto riguarda il cuoio, il modo in cui il vestito è cucito, oppure la forgiatura, l'elsa della spada e tutti quei ghirigori. Sì, faceva parte della cultura dei nordici. La pelle, il fatto che ci sia poco metallo e che quindi non fossero così tanto evoluti da potersi permettere delle armature medievali, essenzialmente è giusto, è corretto, ci si copriva di piume, ci si copriva di pelli, di cuoio, e le cuciture e il modo in cui esse erano fatte erano molto spartane. Più c'erano le pitture di guerra, più c'erano i capelli. Insomma, che incredibili dettagli ci siamo persi, e sono davvero accuratamente precisi storicamente.
Ma un bel gioco, ragazzi, non può essere bello solo per il gameplay, per la profondità della psicologia del personaggio e di come esso è vestito, ma anche quello che ci sta intorno, il sapore, l'anima, la grafica di quello che ci circonda, genera nel videogiocatore emozioni e soprattutto lo fa entrare più in sintonia con quel mondo. Insomma, ragazzi, una delle cose che molti player ignoranti o diciamo che si sono basati su qualche contesto non storico sono esattamente delle questioni grafiche che appunto non rappresentavano la mitologia norrena, come ad esempio il fatto di rappresentare gli dei, come in questo caso, come esseri capricciosi, oppure quello di rappresentare Thorn, faccio l'esempio di God of War, come un panzone bello treppato. In realtà molte persone avrebbero voluto vederlo come ad esempio il Thor della Marvel. In realtà, ragazzi, la rappresentazione giusta di quei mondi, la rappresentazione giusta di quelle divinità è esattamente quella che succede in God of War e in Senua's Sacrifice. In God of War le divinità sono spocchiose, luride, con la pancia. Ebbene sì, avevano il potere e quindi si potevano permettere ogni lusso, dal cibo al vino alle donne, e più erano grossi e imponenti, più erano forti in battaglia. Allo stesso tempo, le vicissitudini all'interno di Hellblade, che raccontano di questa dea capricciosa che mette alla prova il nostro personaggio, è esattamente ciò che deve essere. Gli dei, ragazzi, non sono esseri che aiutano gli esseri umani, sono esseri capricciosi, spocchiosi, che adorano veder soffrire le persone. Essenzialmente è quello che è successo al nostro personaggio. In realtà la mitologia norrena è ancora più complessa, ad esempio di una mitologia greca o romana o altri tipi di religioni come quella cristiana, dove abbastanza bene si riesce a scindere tra il bene e il male. Gli dei norreni mettono alla prova con delle sfide abbastanza subdole chi prova ad offenderli, oppure tendono ad ucciderli o gli fanno scendere malattie, pestilenze, come appunto è successo in Hellblade. Insomma, quando io gioco un videogioco, se non sono circondato dalla giusta musica, se non sono circondato dalla giusta mitologia che rappresenta in maniera abbastanza chiara e fedele ciò che è stato davvero, io come posso immergermi in essa? Ebbene, non posso, ma in questo titolo posso e come. Il finale di questo videogioco, beh ragazzi, potrebbe non essere esattamente capito alla prima run. Effettivamente neppure io ad un certo punto, lo ammetto e me ne pento, di aver giocato sull'ultimo un po' sullo sfinimento. Non tanto perché sia stato non tanto perché il videogioco è lungo, quanto perché ad un certo punto avevo perso il filo conduttore del tutto e quindi ti ritrovi in un finale che non riesci a comprendere. Ed è appunto per questo che me lo sono dovuto rigiocare con un'attenzione maggiore per riuscire poi a comprenderlo. Dopodiché, facendo questa guida e quando l'ho sviluppata questo video, mi sono accorto che l'idea che mi ero fatto era completamente sbagliata e che comunque, se non completo appunto con le pietre della conoscenza tutto quanto, il significato tende a sfuggirti. In sé per sé, attenzione spoiler, il finale è abbastanza semplice. Il nostro personaggio appunto affronta questo viaggio per riportare dall'aldilà il suo amato. La dea che prima gli aveva offerto la possibilità di riaverlo indietro, poi alla fine, quando supera tutte le prove, gli dice: no, non lo avrai mai indietro. Quindi si prende gioco della nostra Senua ed ella quindi cade in una depressione ancora più profonda e nera, ed è lì che appare l'anima di suo marito, del suo amante, che gli dice che la morte è inevitabile e che anche se prega la dea di portarla con sé per appunto ricongiungersi nell'aldilà con il suo amato, questo desiderio non potrà
e non verrà esaudito, appunto per un capriccio della dea, ma anche perché la morte è inevitabile. E alla fine di questa storia, appunto, vediamo la nostra Senua che getta il teschio del suo amato per dirgli quasi addio e liberarsi dalle sue sofferenze, quasi a appunto cercare di trovare un senso di liberazione dal tutto. Insomma, se non si è capito il processo che ha portato la nostra eroina ad arrivare fin lì e quindi poi pregare per la morte e quindi capire che era molto stanca, provata, che si sentiva giocata dalle divinità, vedere una scena del genere non ti fa comprendere appieno quanto abbiamo giocato, quanto ha sofferto e soprattutto cosa il videogioco vuole insegnarti o comunque cercare di portarti a ragionare. Amici, insomma, stiamo parlando di un finale al fulmicotone e non è finita qui. Ebbene, come punto finale, il finale segreto di tutte 44 le pietre della conoscenza sbloccheranno un piccolissimo trailer nella quale si vede il raid, l'attacco che era stato portato al villaggio di Senua e nella quale il suo amato, che si chiamava Dillon, è stato ucciso. Ebbene, qui la nostra Senua in qualche modo non inizia più a incolpare i dei capricciosi, cattivi, che hanno appunto portato via l'anima del suo amato, ma vede che appunto sono stati altri uomini che hanno portato e gli hanno tolto la vita del suo amato. Ed è qui che la sua mente fa un'altra evoluzione. Dapprima, appunto, in un finale che potremmo definire normale, abbiamo visto di come lei vuole morire per ricongiungersi e dà tutta la colpa alle divinità. Con il finale segreto, in realtà, la sua mente fa un nuovo passo avanti, si evolve, capisce che gli uomini non sono controllati dalle divinità. Il fatto che il suo amato sia morto non è dovuto al fatto che le divinità fossero cattive, non è fatto che le divinità avessero attaccato il suo villaggio, magari portando altri uomini ad attaccarlo, ma bensì che l'uomo è uomo. È l'uomo da biasimare, l'uomo è ciò che ha davvero portato via la vita del suo amato. Non c'è stata una mano dietro, una mano di una divinità, un disegno divino più ampio, un capriccio divino. Si tratta tutto del capriccio dell'uomo di avere di più, di uccidere ricchezza, terreni, denaro. Ed è qui che improvvisamente tutto quello che abbiamo giocato, tutta la nostra guerra contro le divinità, improvvisamente ci chiediamo del perché l'abbiamo fatto, di qualcosa di così semplice come l'istinto dell'uomo di prevalere su un altro uomo in realtà è sempre stata la base del tutto. Ma lo possiamo scoprire solamente con il finale segreto, lo possiamo scoprire solamente se abbiamo seguito il suo processo evolutivo, lo possiamo fare questo processo mentale solo se abbiamo visto la storia nella sua completezza dall'inizio alla fine. Insomma, quando gioco a Hellblade, Senua's Sacrifice, ragazzi, capite che una run non è sufficiente. Una seconda è per capirla meglio, ma una terza è per comprenderne ogni minima sfaccettatura. La vera domanda è quindi, perché avrei dovuto giocare a Hellblade, Senua's Sacrifice? Ragazzi, ma ovviamente per portarti poi a ragionare, ad arrivare ad un'unica grande domanda che non trova risposta. Perché cosa sta combattendo la nostra Senua? Perché cosa abbiamo combattuto? In che cosa crederà? E questo è stato appunto portato avanti dagli sviluppatori in maniera subdola, una domanda che nasce quasi spontanea alla fine del videogioco, ma solo se siamo stati adeguatamente attenti. E questa rubrica serve esattamente a questo, a farci stare attenti su queste finezze. Insomma, Hellblade, Senua's Sacrifice, un titolo meraviglioso, complicato, articolato, da una storia che nessun altro al giorno d'oggi è mai riuscito a portare, e io sono davvero curioso di sapere cosa ci porterà Senua's Sacrifice 2. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao! Consigliatissimo sto gioco, ragazzi, pochi soldi, poca spesa, tanta resa. Punto!
è a capo. Alla prossima.